Ciao e bentornati sul mio canale Camminare Senza Fretta. Sono Domenico e oggi mi trovo nel borgo di Assergi, a una ventina di chilometri dall'Aquila. Quella che vedete dietro di me è la chiesa di Santa Maria Assunta del XII secolo. Assergi rappresenta una delle porte d'ingresso del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. È facilmente raggiungibile dall'autostrada 24 Roma-L'Aquila-Teramo. Ma consiglio di arrivarci dalla strada provinciale che sale da Paganica lungo la Valle Verde. Appena fuori del paese di Assergi si prende un sentiero comodo che arriva fino a San Pietro alla Jenca, che è un borgo disabitato non lontano da qua. Eccomi arrivato a San Pietro alla Jenca. Ora vado ad incontrare una persona che si è data un grande da fare per far rinascere questo borgo e riportare la vita in paese. Sono qui col signor Pasquale Corriere, del presidente dell'associazione San Pietro alla Jenca. Signor Corriere, ci racconta un po' la storia di questo Borgo. santuario e di questo borgo? Questo è uno dei 99 borghi che ha costruito la città dell'Aquila, San Pietro della Jenca. Nel 1350 rimase completamente disabitato e l'Aquila lo dette alla comunità di Gamarda in envitesi perpetua, che envitesi significa in affitto. Negli anni 70 fu abbandonato completamente dai pastori che vivevano qui di Gamarda. Non c'era niente, quasi completamente abbandonato, le strade, tutto. La chiesa era mezza abbandonata, addirittura prima dell'80 ci mettevano il bestiame dentro. Nel 1995, il 29 dicembre, di fronte alla chiesa c'era un sacco di persone. E dietro ardeva un grosso fuoco e sentivo che tutte le macchine stavano vicino alla chiesa ripartivano. Riparto anch'io. E sulla strada provinciale c'erano molte persone con un prete, che poi abbiamo conosciuto, il segretario Giovanni Paolo II. Mi misi a guardare dentro la macchina c'era il Santo Padre. E io tutto contento, detti notizia, ma nessuno ci voleva credere. Mi ricordo che chiamai l'amico giornalista Parisse Giustino del centro e gli dissi: Giustino, guarda che a San Pietro della Jenca c'era il Papa oggi. Non ci credeva nemmeno lui. Comunque mi richiamò dopo due ore e mi disse: è vero, c'era il Papa. Il 30 esce sul centro e il 31 fu ripreso addirittura dalla stampa internazionale. Allora pensai io: ma perché non cercargli di far rivivere questo borgo nel nome di Giovanni Paolo II? Feci un'associazione. Nel 99 mettemmo a dimora una stele vicino alla chiesa. Nel 2000 iniziamo dei festeggiamenti. Facevamo degli spettacoli, una festa dedicata a Giovanni Paolo II. E da allora iniziamo a dare la stela in bronzo, premio internazionale. L'abbiamo data alla Croce Rossa, alla Sardegna per il terremoto che hanno assistito alcune frazioni qua vicino. Quest'anno, per esempio, questa stele viene data alla Casa Museo Giovanni Paolo II di Vadovi. È cominciata ad arrivare gente da allora, quando il Papa era ancora in vita. E nel 2011, ormai si diceva che sarebbe diventato beato, mi ricordo che io scrissi al sindaco, all'arcivescovo dell'Aquila e al cardinale Givici, e il 18 maggio del 2011 fu proclamato primo santuario al mondo di Giovanni Paolo II.
Nel 2014 divenne il primo santuario al mondo di Santo Giovanni Paolo II. Qualche anno dopo abbiamo iniziato il discorso del giardino letterario. Sono venuti e vengono grossi nomi, Claudia Colle, Susanna Tamaro, tanti scrittori. Noi ora abbiamo aperto un piccolo museo con le nostre forze, dove ci sono delle cose che sono appartenute a lui. Ad oggi che questo borgo è rinato, proprio nel nome di Giovanni Paolo II, sono fiero soprattutto per l'Aquila e tutto l'Abruzzo, perché questo ormai è un sito internazionale. Pubblichiamo tutti i programmi che facciamo su internet e la gente arriva e ne arriva tantissimo. E credo che Giovanni Paolo II ha fatto un miracolo, perché penso che lui abbia voluto e mi ha dato la forza per realizzare questo discorso. Venirci a trovare, noi siamo tutti contenti, stiamo in un'area incontaminata a circa 1200 metri di altezza e poi siamo dall'uscita dell'autostrada a 5 Benissimo, la ringrazio km. Niente, e la poi saluto. grazie a voi.